Poli con la tag. Ho messo la skin per ora. Oshawott con la tipica tag da piangina presa direttamente dal buon Presa. Mentre abbiamo. Ah, già, adesso non ci siete più un cazzo. Intanto non importa, è quello, è gli amici che abbiamo nel cuore quello che dobbiamo sentire in questo matchup. L'audio sono gli amici che abbiamo nel cuore. Adesso qui abbiamo Seed 3 contro Seed 6, che sarebbe un ottimo upset da parte di Oshawott se riesce a pullarla. Però sono sicuro che Poli non gliela dà assolutamente facile, dato che Oshawott, da quello che ci ha detto 2 secondi fa, ha una loss da un altro Jigglypuff, cioè il buon Piccio. Però potrebbe aver usato quella loss per aver imparato il mashup, chissà. Potremmo. Ha fatto roll-in, ok, mi rimangio tutto quello che ho detto, non sa un cazzo. Quello di la loss di prima era il tutorial, questo è il main game. 69, no! Piccio molto, è molto preciso, molto. Anche perché non ti puoi permettere di giocare impreciso con un Jigglypuff. Come puoi vedere? Oshawott riesce a prendere questa prima stock. E adesso Poli un attimino in svantaggio, anche se c'è un cappello che non è il suo solito. È diventato un medico il buon Poli per questo game. Però dobbiamo vedere se riesce ad adattarsi al playstyle di Oshawott, oppure Oshawott riuscirà a portarsi a casa questo primo game. Da un titolo prima ha crouchato il bail, però adesso non è avuta la stessa fortuna di prima. E bel Perry. Il Miscrick, questo è chi potrebbe costargli la morte. Riesce a uscire dal fondatore. Non è detto. L'American Airdos da parte di Oshawott gli porta a casa, cioè gli porta a casa per Poli questa ottima lead. Fair Bear, perché cosa sta facendo quest'uomo? È impazzito, vuole questa stock il prima possibile. Non vuole aspettare mezzo secondo. Un ottimo. Da parte di Jigglypuff, vediamo se riesce in qualche maniera a abbassare lo svantaggio, ma cerca il buona gestione dello stage. Finalmente interrotta da parte di Oshawott. Sono i Becker, non prende il primo ma prende il secondo. E come Roy, se non prende lo strong hit lo prenderà dopo. Che cazzo, se va a buttare come se non si sa cosa. Però nel cerca, vediamo se da un hit e Fair prende la stock. Anche se aveva fatto una SD bruttissima, Oshawott sta riuscendo a tenere questo game abbastanza identico, allora. Dico abbastanza perché damage output di Green Ninja non è da sottovalutare, mentre le kill option di Puff non sono così dominanti contro un PG veloce e scaltro come Green Ninja. Cioè dobbiamo vedere se Oshawott può riuscire a portare a casa questa stock e questo game, oppure il Poli. Arrivano nei red. Vediamo se riesce a rientrare uno stage. Riesce a infrangere il muro di Jigglypuff. Vediamo se. Non è il Fair! Oh. Il Becker! Arriva il Becker! Non lo posso dire. Ed è un pochissimo. Non era stato un up smash lì. Adesso Poli sta veramente, veramente in causa. Perché Oshawott al momento dalla sua parte. Però Oshawott con momentum sappiamo bene cosa significa. Cioè che farà una cazzata. Vediamo se riesce. Quasi che con la Fair per poco non si prendeva la stock. Questi F smash Poli non può punirli molto, data la loro velocità. Però Oshawott si mette in una posizione molto rischiosa. Alto ritmo. No! Ha sbagliato la confirm. E da smash e si prende il game 1-0 per Oshawott. Anche se ha fatto un SD tremendo, riesce a portarsi a casa il primo game. Bravo. Ottima. Dai Poli. Ottima gestione della prima stock da parte di Oshawott. Poli era sicuro di poter punire il proprio avversario, ma Oshawott ha una cosa che noi non abbiamo, cioè aver giocato anni con Dark Fury. Quindi il Down Smash è sempre a portata di mano. È riuscito a fare una cosa che non è semplice, cioè adattarsi all'avversario nel corso del match. Sì, infatti da Oshawott adesso viene il diluvio universale. Però secondo me Yoshi Story, non so come sia questo stage per Greninja. In realtà non so manco come. Cioè, il fatto è che lo stage migliore dei Puff è Smashville. Perciò, data questa cosa. Mamma mia! Un'altra cosa, Yoshi Story muore a 2!
Greninja is dead? Greninja è so fucking dead. Prova la dash grab, credo che poi riesce bene a spottoggiare. Adesso non connetto Smash perché era in una posizione. Cerca di sfruttare la, le piattaforme per riuscire a infilare qualcosa più. Non capisco meno quella scelta di Yoshi's. E piattaforme. Piattaforme per molte più occasioni per fare drag down up smash. E però dato che c'è la slump, molte delle sue drag down up smash non connetteranno. È l'unica, cioè, l'unica spiegazione che mi viene in mente perché. Secondo me si è dimenticato. O magari dici vabbè, non voglio prendere Battlefield. Quello se prendo la cosa più simile a Battlefield. Però nel frattempo abbiamo qui Osho Tonatino in difficoltà contro Poli, che pare essersi adattato veramente, veramente bene. Ha cambiato pure il cappellino, adesso ha il fiottino. E si prende anche la stock. Ha in due intere stock di vantaggio. Una situazione veramente, veramente brutta per il giocatore toscano. Molto, diciamo che comunque data la kill percent bassissima di... E da un tilt fair poco per Poli col suo Diain riesce a prendersi questa combo, che stavolta non ha missato il buono shot. Se riesce a prendersi un'altra, se riesce a prendersi una stock relativamente early, ti direi che è, che è molto, è molto, molto fattibile se riesce a prendersi una stock early. Solo che dobbiamo vedere se riesce. Che Poli può prendere una stock in ogni secondo, come questa. Per lei non riesce poi a follow upare. È riuscito a aveva ridato l'air dodge, però non è. F smash riesce a punire questa brutta cover, questa brutta opzione di entrata in di Poli. Adesso deve stare un po' attento Osha, perché sennò il giocatore campano potrebbe portarsi benissimo a casa questo game. Per la Nair, vediamo se riesce a convertire ulteriormente, ma non è. Dove semplice. Va? Dove va? Non è morto! Oh, e da un tilt, prende la stock! Porta sull'1-1, io vado in bagno. Tanto guadagno, io guadagno lo stage control sulla postazione casting. Il... Sensazione di advantage mentre l'altro caster va in bagno. Sempre Jigglypuff, sempre Greninja. E si va solo Bastion. Vediamo se questo cambio di scenario potrà giovare anche. Potrà giovare a Oshawott, che comunque era partito molto molto bene. Di lupo, bello. Mamma mia, bella bella sequenza da parte di Poli, che si prende un buon 45%, riesce a pianare leggermente lo svantaggio ed è attualmente in una situazione di vantaggio Oshawott. Riesce a ribaltare la situazione di stage control e adesso deve superare il muro chiamato di Poli al il dash attack, bel, conferma e non uccide. E arriva la fair, prende una bella stack di fair. Vantaggio che comunque non è tanti, non è ampissimo. Vediamo se comunque riuscirà a capitalizzare e mantenere questa lead da Oshawott. Bella fair. Cerca di murare con uno. Cerca di murare con una shot up nail, ma non ci riesce. Finziamo, aveva ridato il salto, ma purtroppo non è bastata. E poi arriva la Bekir. Shot up Bekir e si prende la stock. Ottima. Un'altra buona combinazione di Jigglypuff. Riesce però comunque a rientrare molto bene Oshawott. Poi riparte il treno. Bella gestione dello stage. La parte di Gabe dello stage. Bel Perry, vediamo se riesce. Altra fair 1-1. Quasi si prende la stock e non basta a quanto pare. Un'altra Nair, non basta prendersi la stock.
Vediamo se basta una becchiera assault che non porta frutti. Down tilt cercava di prendersi lo stacco con la P, non ce la fa. Beh, cercato un down smash per prendersi la stock ridando il salto di DP fuori, ma non ha potuto farci niente. Down tilt molto paziente qua, ma molto buon attacco, migliore la difesa. Kir arriva al dash attack e finalmente si prende la stock, rompe la situazione di pareggio, ma comunque è a un centimetro dalla morte. E infatti arriva la stock, una ultima stock per tutte e due. Kir finalmente riesce a trovare una combinazione d'attacchi per accumulare percentuale. Bel air dodge, evita molto bene la short top there. Vediamo se riesce. Down tilt, cerca il dark down a pair, ma l'ha letto molto bene Gigipoli. Ha dato in realtà relativamente bene, un bel down smash. È molto bravo qua però Gigipoli a sfruttare la finestra. Perché la finestra ormai è una fessura, perché sta lasciando veramente poco. Oh, c'è voto questi frangenti. Vediamo, bella read a un centimetro dalla morte. Vediamo, molto paziente qua Gigipoli. Vediamo se basta. E basta, ottima chiusura da parte di Gigipoli, che si prende la stock e il vantaggio di game 2-1. Set molto back and forth da parte dei due giocatori. Vediamo se riuscirà Gigipoli a sbattere la porta in faccia alla sua volta, oppure se potrà ancora sperare sia nell'upset che in un ipotetico game 5. Tanto parte molto, partito molto bene. Ma non riesce a convertire. Da questa per invece ce la fa bella. Però come, ma riesce in qualche maniera a ristabilire la situazione di parità. Un'altra nera, un'altra ottima fair. Vediamo se riesce a contrastare gli approcci particolarmente aggressivi da parte di Gigipoli, che riesce finalmente a trovare una finestra d'ingresso e ogni volta la capitalizza in maniera ottima. Andiamo. Kir, basta prendersi lo stack a legge. Ovviamente, finalmente. Diciamo che quella che è una montagna adesso sta abbassando per Oshawott, che deve cercare in tutti i modi e maniera di vincere questo game. Bella lettura, bel tech chase da parte di Gigipoli. È stato un'ottima backthrow da parte di Oshawott. Down tilt e poi l'Eps. Il down smash. E poi arriva il bicchiere e si prende la stock. Vediamo intanto un ottimo grab. E che vediamo molto paziente in questo caso. In questo caso Oshawott per aspettando una mossa da parte di Gigipoli, che non è arrivata. Dash attack non basta a prendersi la stock, ma non è in una buona situazione. Cerchiamo un edgeguard di Nair, non lo trova. Pekir arriva una Nair, ma no, comunque non basta, 157%. Ma è attaccato alla Flebo quel povero Greninja. E arriva finalmente la Nair, che è la Nair di tutte le Nair, che si prende la stock. D'altro Pekir, vediamo. Oh, tanto una buona neutral di 87%. Ha cercato una counter, probabilmente aspettandosi una mossa da parte di Gigipoli, che ha aspettato la counter. Bel down tilt. Vediamo Bekir, brutta situazione da parte di però Oshawott, ha cercato un F smash. Non è riuscito a punirlo, ho trovato un altro F-mesh. Sì, volano per gli amanti del C-Stick. Questa
Eppure gioia incondizionata. E poi Darin, tu fermo un pasta però a prendersi la stocca. Un altro finalmente riesce a entrare qualcosa ed è una becchia da parte di Giglipoli. Eftit perriato e poi il, un altro Eftit bella grab, riesce a rompere riesce a rompere la grab e per poco non rompe anche l'analogico per la veemenza del mesh. Altra neutral B molto paziente, corso con il shield. Cioè, ma vediamo se non basta. Ma l'aiuti. Riven, attento, Gabri. Oh! Riesce a prendersi. Riesce. In questo momento, l'ultima stop di Jiggly va tenuta insieme dallo scotch. No! Oh, mamma mia. Attento, Gabriel. La partita è un po' di tutti e due. Mamma mia, ha cercato.